parliamo di un essere umano e quindi ognuno di noi la legge come la vuole. Avete presente? Sicuramente se chiedessimo a Byron, scusi, lei è innamorato di se, di se stesso, direbbe no, ma piace, non sono mica da... Ma da Pirandello in poi noi sappiamo benissimo che ognuno si mette le maschere innanzitutto nei confronti di se stesso, quindi quello che dice Byron, cioè se proprio dovessimo intervistare qualcuno, la prima persona sarebbe evidentemente Byron. Ma anche quello che lui dice vale fino a un certo punto, questo ce lo insegna Joyce, Pirandello e così via. E comunque rimane il fatto, stavo dicendo, che si è scoperto neanche da tanti anni che lui corrispondeva in codice, anzi un suo amico che era omosessuale, a differenza di Byron, proprio molto vistoso, si vedeva, cioè a un certo punto gli dice, senti, o scrivi in codice oppure non si può andare avanti perché c'è la gente che... E quindi si inventano un loro codice. Quindi faccio un esempio. È un po' una velata per dire un esempio all'orto. Prende un termine dal Satiricon di Petronio per indicare il coito. E il ragazzo viene chiamato Giacinto. Quindi quanti giacinti hai colto, e tutto il discorso si sposta su un piano botanico. Infatti uno, se non capisse il codice, dice ma questi sono matti. Uno sta in Inghilterra, un altro sta in Turchia e si mettono a parlare di botanica. E invece quello è il discorso. Dico altre due cose, sperando di non annoiare. Poi ho ancora una domanda sull'argomento, così avanti. Dico due cose, dunque innanzitutto uno riguarda il libro di Buffoni, Fletcher. Ricordo una cosa, che c'è un capitolo del libro dedicato alle memorie di Byron, perché che cosa è successo? Che Byron aveva scritto delle memorie, le ha consegnate a uno dei suoi amici più cari, queste memorie sono state buttate nel camino, sono state bruciate. Cioè sei persone, dal mio punto di vista un'associazione a delinquere, ha deciso subito dopo la morte di Byron, erano passati un paio di mesi, di buttarle nel camino perché erano troppo scabrose. Cioè rivelavano delle cose veramente tremende. E allora si è pensato di buttarle nel camino, uno scempio, una cosa veramente tremenda, bruttissima. Allora che cosa è successo? È successo che regolarmente, ogni tanto, c'è qualche romanziere che, vi ricordate Manzoni che finge di aver ritrovato lo scartafaccio e così via, fa la stessa cosa, ogni tanto c'è qualcuno che dice ho trovato le memorie di Byron e le racconta. Il libro di Franco Buffoni, peraltro mio eccellente amico, rientra in questo tipo di discorso, non sono le memorie di Byron, sono le memorie di Fletcher, però è una variazione su questo tema. Il matrimonio, il matrimonio. Dunque, matrimonio... Tremendo, tremendo, tremendo. Praticamente lui a un certo punto decide di sposarsi. Quali sono state le motivazioni più importanti? Probabilmente due. Innanzitutto sposarsi una persona ricca, perché lui non aveva una lira. E d'altra parte, voleva vivere ad un certo livello. Tenete presente che per scelta sua non guadagnava neanche una sterlina dalle opere che vendeva, perché riteneva che un poeta non possa guadagnare attraverso le proprie poesie. Quindi non accettava neanche una sola sterlina come royalty, come diritto di vendita. E il suo editore insisteva, sarebbe diventato ricchissimo, ricchissimo per quello, e invece per scelta sua non lo faceva. Quindi innanzitutto aveva bisogno di una ricca ereditiera. Seconda cosa, probabilmente c'era una piccola parte in lui che lo sfiancava, gli diceva ma perché non provi ad avere una vita un po' più regolare e così via. Ragazza, E allora si è sposato con questa donna che era un ghiacciolo, fredda, algida, robotica, adorava la matematica, lui infatti la chiamava la principessa dei parallelogrammi, gelida, non traspariva da lei mai nessuna emozione. Si sono sposati attraverso tutta una serie di passaggi vari che vi risparmio. E quanto tempo poi hanno vissuto assieme? Un anno.
si sono mandati a quel paese, lui non è stato molto simpatico nei suoi confronti, io adoro questa persona, se c'è una cosa che non mi piace di questa persona è il rapporto che ha avuto con le donne, non sempre un rapporto rispettoso, e lui non è stato simpatico nei confronti della moglie. La moglie a un certo punto, era nata la loro bambina, dopo 15 giorni dopo la nascita della bambina se n'è andata e non si sono mai più rivisti, però non si sono neanche separati, non si sono neanche separati. Apro una parentesi sulla figlia, un personaggio eccezionale, voi adesso direte che sono matto, ma è la verità, è lei che ha inventato i computer, lo trovate anche su Wikipedia, Ada Lovelace Byron. La ragazza non ha mai conosciuto il padre, non ha mai conosciuto il padre, ed era molto portata verso la poesia. La mamma, oltre a parlare sempre male del padre alla bambina, quando ha visto che era portata verso la poesia, l'ha portata verso la matematica, e la ragazza è diventata geniale in matematica, bravissima. Poi ha conosciuto un grande fisico, Charles Babbage, e assieme hanno inventato quello che viene definito il primo computer, addirittura con l'hard e con il soft, con le schede perforate. Pochi anni fa, quando la NASA si è accorto che tutte le forze armate americane, ciascuno aveva un proprio programma informatico, hanno deciso di creare un solo programma informatico che valesse per tutte le forze armate, e l'hanno chiamato con il nome della figlia, Ada 1815. Lei non ha mai conosciuto il padre, però poi ha voluto essere seppellita vicino al padre, quindi questa poverina ha sofferto moltissimo. L'ultima parte della sua vita l'ha vissuta con il laudano era una delle droghe dell'epoca, un personaggio veramente interessantissimo. Lei, Ada Lovelace, è uscito anche un film bellissimo con Tilda Swinton su questa persona veramente molto affascinante. La madre sinceramente affascinante non era, era proprio una donna veramente gelida, e quindi non esisteva un buon... Ma io ho l'impressione che mi sono fatto leggendo la tua biografia che lui l'avesse sposato per i soldi. Sì. D'altra parte, scusami, anche suo padre se ne era sposate due per i soldi. Cioè, e tu dici che non viene fuori una bella figura di Byron nei rapporti con la moglie, però ho l'impressione che fosse un po' la prassi comune in Inghilterra dell'epoca. Ah beh, cioè, certo. Beccarsi le donne ricche, spogliarle della dote e poi mandarle a fanculo. Tanto certo, è chiaro, le informazioni vanno contestualizzate. Questo per dire, scusate, una parentesi, questo per far capire a quelli che dicono che il matrimonio è un'istituzione, ogni tanto bisogna fare un po' di politica, il matrimonio è un'istituzione che ha una tradizione, ecco, questo era il matrimonio fino al 1800, chiusa parentesi, sì. Andiamo avanti. No, ma le cose vanno storicizzate. Faccio un esempio: lui ha avuto altre due figlie, una dalla sorella, e tra l'altro tutti quanti si sono meravigliati che fosse una bambina molto carina, perché si pensava che magari per questioni di sangue ne uscisse fuori, non sono parole mie, sono parole di un'amica di Byron, una scimmietta, non sono parole mie. E poi ha avuto una terza figlia, questa terza figlia, poverina, Allegra, il nome tra l'altro non c'entra niente col personaggio, è morta a 5 anni in un convento a Bagnacavallo in Romagna. Perché lui se la teneva con piacere, però poteva mai tenere una bambina. Pensate che a Ravenna, poiché a un certo punto erano proibite le armi perché si avevano paura dei carbonari, tutte le armi stavano a casa di Byron, perché lui era inglese, nessuno osava. Un giorno hanno quasi ucciso un ufficiale papalino, quindi era contrario a Byron, però Byron ha visto che stava morendo e se l'è portato a casa cercando di salvarlo. Questa persona è morta, questo ufficiale, però in una pozza di sangue e così via, e lui ha detto basta, la bambina non può stare qui tra le armi e queste persone qua, e l'ha portata in un convento. È una cosa bruttissima, però per l'epoca era una cosa normale, che una bambina fosse
messa in un convento, magari in un convento di bambine un po', diciamo, aristocratiche e così via, era una cosa abbastanza normale. Quindi hai ragione tu, le informazioni vanno storicizzate. Comunque non è stato un matrimonio felice. No, decisamente non è stato un... L'ultima domanda sugli amori. Lui non soltanto è corso dietro a tante gonne, magari anche tanti cazzi, ma lui ha anche seduto molto. Per esempio, c'è tutta la vicenda di quando vai in Albania. Ci racconti qualcosa anche da questo punto di vista? Dunque, racconto che il suo amico Hobaus scriveva un diario e a un certo punto ha strappato una pagina del diario e l'ha distrutta, perché evidentemente ha raccontato qualcosa. In genere uno con i diari si apre qualcosa che... Ancora, negli ultimi anni sono state scoperte due strofe del Child Herald che raccontano qualcosa di scabroso, ma che erano state sostituite con altre strofe molto più blande. E dunque lui è andato, stiamo parlando del Grand Tour, quindi parliamo di un ragazzo di 21 anni, qualcosa del genere, 21-22 anni, è andato in Grecia e poi è andato in Albania e poi è andato di nuovo in Grecia e poi a Costantinopoli. Tutti i luoghi dove l'omosessualità era diffusissima. Lui è andato a Tepelene, che è una città albanese dove c'era la reggia, diciamo così, di un pascià che aveva formato una specie di stato nello stato all'interno dell'impero ottomano. Ora, questo pascià ha tentato sicuramente di sedurlo. Che lui ci sia riuscito, questo non si sa. Il che non toglie che sia Byron sia l'amico Hobaus ne hanno combinate di cotte e di crude, approfittando del fatto che lì fosse una cosa abbastanza normale. Certo, quindi no, solo una... Prego. Quindi amore per donna, amore per gli uomini, poi amore per se stessi. No, al primo posto. Amore per la libertà. Quindi sì, c'è anche la sua adesione alle lotte di indipendenza e occupazione del Regno Italiano e sì, anche in Grecia, quindi dove muore. Poi c'è il ritorno in Inghilterra, che è molto... E il ritorno in Inghilterra, no? È incredibile. Lui è morto in una città dove io sono stato molte volte, adesso è brutta, Missolunghi. In Grecia comunque, sì, no? Come sì. È morto in questa città greca che è veramente bruttarella, Missolunghi, adesso. A quell'epoca doveva essere una cosa tremenda, circondata da paludi con miasmi vari. Non si capisce neanche bene di che cosa sia morto, probabilmente di febbri malariche. Fatto sta che i medici che stavano vicino a lui erano proprio non sapevano fare niente. L'unica soluzione che sapevano trovare era quella di mettere sanguisughe a morire e quindi gli toglievano quanto più sangue possibile. Lui ha detto che voleva essere seppellito in Grecia, però per dire la verità poi un'altra volta ha detto in Inghilterra e poi un'altra volta ha detto in Grecia, non lo sapeva neanche lui. Comunque a un certo punto una piccola parte del cuore, no scusate, del corpo, il cuore e la laringe sono rimasti in Grecia. La laringe perché? Perché la sua voce aveva destato i greci dalla loro schiavitù. Il corpo è stato portato in Inghilterra e lì è accaduta una cosa incredibile, perché il suo funerale è stata una cosa spettrale, perché ci sono state decine e decine, oltre più di 40 carrozze listate a lutto nel funerale, però c'era solo il postiglione, le carrozze erano vuote. Quindi l'aristocrazia inglese non ha potuto fare a meno di partecipare al funerale di un lord, però ha mandato semplicemente le carrozze. Non è mica finito. Doveva essere seppellito a Westminster, ovviamente dissero di no, perché è licenzioso, eccetera, eccetera. Una targa, chi è stato a Westminster si ricorderà che esiste il Poet's Corner, cioè sono stati seppelliti i più grandi poeti inglesi, è il Pantheon greco, e pochi anni fa è stata messa una targa per lui. L'aristocrazia lo odiava, non lo sopportava proprio.